Il freddo non ferma gli screening. Stamane doppia fila di auto a Campo Genova. Operative le postazioni dell'ASL per effettuare i tamponi molecolari e del comune dei medici di base impegnati nell'esecuzione dei tamponi rapidi. Basta con le polemiche politiche contro il Covid. Deve essere una battaglia bipartisan, altrimenti non ce la faremo, avvertono i medici. Intanto, aggiungono, c'è bisogno di recuperare strutture per alberghi Covid. È una collaborazione reciproca praticamente. Solo così si va avanti. Senza politica, senza polemiche e senza dietrologie, perché quando si parla di medicina e si interessa della popolazione, chiunque non è autorizzato a fare polemiche, come abbiamo letto in questi giorni, specialmente con quelle persone che stanno con me. Io mi tolgo di mezzo perché c'è una certa età, sono un politico per caso, io non dico neanche un politico, sono un amministratore. Ma ci sta gente che ci mette qualcosa in più e non si può dire per televisione, e poi deve essere attaccato in maniera bassa, questo non va bene. Il nemico non è in mezzo a noi, il nemico è il virus, dobbiamo stare tutti insieme, tutti compatti come istituzione, come cittadini, e solo così, togliendo quelle che sono le differenze politiche, le differenze di posizione, di partito, di maggioranza e minoranza, non c'è differenza politica che tenga in tutto questo, quando l'obiettivo è garantire la salute dei cittadini. Lo dico da consigliere di minoranza e da medico, questa avventura in cui credo anch'io. Noi abbiamo garantito, stiamo andando avanti su questa strada, uno screening di massa, che è una cosa importantissima, col tampone rapido. Però se esce un positivo al nostro tampone rapido, gli ripetiamo il tampone, lo mandiamo al laboratorio e farà il tampone molecolare. In questo caso, quindi conferma di diagnosi, noi siamo sicuri in 2 giorni e quel cittadino seguirà il rispetto delle norme e andrà in isolamento. Mi auguro che si possa completare ancora questo percorso, cioè che il positivo confermato al tampone molecolare possa andare in isolamento, non insieme alla propria famiglia, perché si tratta in qualche modo di alimentare il contagio, ma sia isolato in un luogo diverso. Questa è una cosa importantissima che spero si possa realizzare. Io credo che in questo momento sarebbe stato utile assecondare quello che proponeva Gianluca Fesser, il sindaco, all'epoca a marzo, per quanto riguarda la riapertura del Maffucci, per poter contenere in isolamento tranquillamente